In caso di emergenza, i droni possono aiutare a salvare vite. In un incendio, per esempio, come si vede in questa dimostrazione, delle telecamere termiche localizzate sul dispositivo forniscono ai soccorritori informazioni vitali su ciò che accade all'interno di un edificio. Possiamo vedere che c'è ancora una vittima all'interno della stanza e questo è estremamente importante. Questi dati consentono al comandante dell'operazione di assegnare le risorse dove c'è più bisogno. A Bruxelles un vertice sui droni e la sicurezza pubblica ha riunito i servizi di soccorso di vari paesi europei. I vigili del fuoco italiani hanno raccontato come questi mezzi abbiano contribuito alle ricerche dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. E abbiamo utilizzato anche i droni per effettuare delle panoramiche, dei modelli 2D per individuare eventualmente altri target su cui intervenire, quindi per ottimizzare la pianificazione delle operazioni di soccorso. Nonostante l'utilità dei droni, la mancanza di una legislazione europea uniforme potrebbe ostacolare le operazioni di salvataggio. Parlamento e Consiglio europeo stanno lavorando ad una proposta per armonizzare le norme sui droni civili. Molte aziende nel settore produttivo in Europa hanno dei prodotti che addirittura potrebbero fornire delle soluzioni, ma che non possono essere commercializzati in questo momento. Una volta che la nuova legislazione sarà completamente operativa, saranno in grado di aprire il settore. Quello dei droni civili è un mercato che potrebbe creare fino a 150.000 posti di lavoro in Europa entro il 2050.